Beh, prima tu ricordavi Sinisgalli. Sinisgalli, questo matematico poeta assolutamente geniale che ha avuto un ruolo determinante nell'avanguardia, è stato in parte dimenticato. Cioè, ci sono dei personaggi fondamentali nella nostra storia culturale che vanno completamente rivisti e ristudiati. Uno di questi sicuramente è Sinisgalli. Però la cosa su cui mi faceva riflettere questo filmato è proprio l'idea di Perilli che le sue non sono geometrie, sono forme di un racconto, di una fantasia, di un'invenzione, anche forme recuperate da una memoria, da un tipo anche di automatismo surrealista, eccetera. Sono forme, anche se lui in altri casi, per esempio, le definisce insane geometrie, quindi qualcosa che comunque sfugge al concetto, diciamo, tradizionale geometria e quindi hanno un valore più ricco, più complesso. Io mi ricordo una mostra che vidi allora nel 75 alla Galleria Marlborough, dove il titolo della mostra dato da Achille era Machinerie, Machère, Machine, che forse è, secondo me, intraducibile, è una definizione abbastanza precisa del suo concetto di forme che si sviluppano, forme che diventano meccanismi, che crescono una sull'altra. Quindi quello che lui intendeva come machinery, tra l'altro con una bellissima introduzione di Angelo Maria Ripellino, in cui a un certo punto dice, è una specie di introduzione poetica, qui a un certo punto dice, parlando di queste forme, danzate, danzate, macchine irreali. E Achille spiega questo suo titolo, questa sua geometria così complessa, sono forme utilizzabili, come scrive lui, per percorsi mentali dal significato ambiguo e irrazionale. Questo è il suo concetto della forma genericamente geometrica, comunque forme che si aprono, che si moltiplicano, che seguono dei percorsi anche del tutto imprevisti spesso. Quindi queste forme appartengono a una sequenza che va avanti e che nel lavoro stesso di Achille attraverso gli anni è come se continuassero una loro trama, un loro racconto, diciamo. Nell'esperienza moderna, la rivista che aveva fondato con Gastone Novelli nel 1957, Achille parla proprio della necessità di trovare un nuovo modo di essere nello spazio. Quindi di comporre queste forme asimmetriche e ricorrendo anche a una forma appunto di automatismo di tipo, di tradizione surrealista. Quindi lui passa, diciamo, e questo documentario lo spiega molto bene, le varie fasi del lavoro di Achille, quindi da una modalità, da una spazialità di tipo narrativo, che sono quelle appunto che si definiscono i fumetti, e quindi questo racconto fatto a, diciamo, a spazi definiti, a spazi che seguono quasi una trama narrativa, fino invece a, e questo secondo me è un periodo importantissimo del lavoro di Achille, dalla metà degli anni 60, questo sviluppo diverso delle forme, che devo dire che secondo me Achille, certo, un elemento che torna in tutta la pittura di Achille, in tutto il lavoro di Achille, è il segno, non c'è dubbio. È l'idea del segno, quanto il segno può essere un elemento di continuo mutamento della percezione e dell'apprendimento di una forma artistica. Quindi il segno è presente, però in realtà, secondo me, il lavoro di Achille, ed è uno degli aspetti, a mio parere, molto interessanti, procede anche per rotture, per variazioni. Per esempio, appunto, questi quadri bellissimi, della metà degli anni 60, della seconda metà degli anni 60, come Il Ratto d'Europa e soprattutto le Beaux Essentiels, che è un quadro strepitoso, diciamo che questi segni si intersecano, entrano uno nell'altro e si sviluppano in modo quasi indefinito, e poi d'improvviso, come appunto nelle Beaux Essentiels, appare un colore che diventa un punto di, come posso dire, di sintesi di una certa lettura, di concentrare proprio la propria percezione. Però un colore come improvviso, come
un elemento che approfondisce l'immagine delle forme che si sviluppano. Poi, verso la metà degli anni 70, invece, diciamo, comincia questa, cioè si definisce, non è che comincia, questa maggiore organizzazione delle forme. Un quadro molto famoso, molto bello, un grande quadro di Achille del, mi pare, il 70, 72, 72, forse anche il 75, è quello che si chiama il Gesetz des Labyrinths, che è un quadro molto grande dove queste forme si sdoppiano, è come una forma di negativo e positivo, cioè quasi un riprodursi attraverso il colore, attraverso l'immagine, attraverso la luce, attraverso proprio una spazialità completamente inventata, è una specie di sdoppiarsi dell'immagine. Diciamo, queste forme, non volendo usare la parola geometria, che evidentemente Achille non ha voluto usare, queste forme tendono poi sempre più negli anni a decentrarsi, cioè a spostare il punto di vista, a creare uno spazio sempre più in qualche modo allusivo ma irreale. E quadri come appunto i luoghi del mentale oppure De Dan de Orso, dei quadri bellissimi in cui proprio c'è questo elemento di sconvolgimento dello spazio e in qualche modo queste geometrie che fluttuano e sembrano quasi uscire dal quadro, quasi pensare a un prolungamento dell'immagine stessa al di fuori di quell'elemento così concentrato nel quadro. Poi il lavoro di oggi di Achille è un lavoro che a mio parere, semplificando e concentrando alcune forme, un po' si rifà a alcuni quadri degli anni 70. Ma quello che io trovo particolarmente interessante proprio di questo periodo, diciamo dalla metà degli anni 90 fino ancora ad oggi, è questa ricerca che Achille fa, questo lavoro che Achille fa sugli alberi, quel ciclo appunto che si chiama Gli alberi. E questo è un lavoro che lui aveva iniziato, mi pare, appunto nel 96-97 e che a mio parere è molto diverso perché Achille scultura le aveva già fatte. Queste sono ovviamente forme scultura e le aveva già fatte negli anni 60, però erano delle forme, una specie di cilindri, però ancora l'elemento segno e disegno era un elemento fondamentale. In questo caso no. In questo caso è qualcosa di diverso e di più complesso. Io a questo proposito vorrei leggervi quello che scrisse Achille sugli alberi, che secondo me è molto significativo, e lo scrisse proprio all'inizio di questo suo lavoro, cioè nel 96. Lui scrive: "L'albero, nella sua essenza organica, secca e ormai tagliato, rivela al trascorrere degli anni nel costruirsi come forma, con una serie di deformazioni e di forzature dei rami, per il piegarsi e lo storcersi del tronco, e soprattutto nel crescere di cicatrici e altre ferite, e nell'accumularsi nei nodi che segnano la sua presenza nello spazio e la sua durata nel tempo. Se poi il tronco percorre un fiume, ristagna in acqua, si adagia su di una riva, un'ulteriore metamorfosi plastica si concretizza, divenendo un'immagine tesa contro il cielo, se rialzato o fissata al terreno. Dall'organico alla struttura lignea e operando sulla superficie, inseguendo i rilievi, evitando i nodi, valorizzando le nervature, si riesce ad inserire una struttura di geometrie complesse, muovendosi tra pieni e vuoti, tra materia del legno e valori cromatici, tra toni invecchiati in un bagno di foglie e di arbusti e parti lavorate lucidate. Si arriva a quella comunicazione complessa che dall'origine è il problema fondamentale del mio lavoro. La scommessa da vincere è portare nel tridimensionale quanto sono riuscita ad accumulare come immagine sulla superficie della pittura, per poter penetrare il più profondo mistero del nostro ricordo e nel nostro mondo visivo." Secondo me è chiarissima questo lavoro che lui fa sugli altri e che continua a fare. Un'ultima cosa che volevo ricordare è questa, siccome è stato detto nel documentario, nel filmato ed è stato detto da Peppino, questa sua possibilità di una cultura in cui convergono tanti elementi, dalla poesia alla letteratura, alla musica, al teatro, eccetera. E tutto questo poi si è sviluppato in un gruppo
coordinato proprio da Achille e da Lucia Latour, che si chiamava Gruppo Altro Lavoro Intercodice. Questo gruppo si formò nel 73, io me lo ricordo bene che ho seguito tutte le loro manifestazioni, i loro spettacoli, ed è un gruppo dove si univa appunto il lavoro intercodice dalla poesia, alla parola, al suono, al movimento, alla corporeità, al segno. E questo, secondo me, quegli anni, mi pare che sia durato 5-6 anni, adesso non ricordo esattamente, fa capire appunto questo interesse così ampio, così ricco del lavoro creativo di Achille. Io personalmente sono rimasto turbato dalle immagini della biblioteca di Achille, dove mi è venuto lo sconforto perché ho scoperto che sono tutti i libri che mi mancano, tutte le serie puntigliosamente complete, da Murray a Tristan Tzara a Picabia, Kurzweiters, non ce la farò mai. Però ecco, questo dà anche il segno di che cosa fosse per Achille, portare, diciamo, a conoscenza di tutti queste figure un po' esoteriche, da Caulibal no? A Tadeusz Kantor, a Gyrkolar, ecco, questa sua capacità propositiva un po' ci teneva ad avere la primazia sulla gestione culturale e sull'essere il faro del mondo, diciamo. Questo però glielo si può concedere proprio sul piano della generosità con cui ha saputo poi condividere queste sue chicche straordinarie. E giustamente, meno male che Claudia ha ricordato tutta l'esperienza di Lucia Latour con Achille del gruppo Altro, i vari spettacoli, dove il rapporto strettissimo con la frantumazione, con la distruzione, la dissoluzione della compattezza della forma dell'immagine di Schwitters era chiaramente l'elemento fondamentale. Fondante e portante. Grazie, passo la parola a Didi Gnocchi.